Presidente Marsiglio, dalla Transiberiana d'Italia all'Oriente Express d'Abruzzo. Sì, così lo abbiamo voluto simpaticamente ribattezzare. In realtà questo treno è intitolato agli orsi Amarena e Quancarrito, che sono rimasti nel cuore degli abruzzesi e che si adattano perfettamente allo spirito romantico ed emozionale di un viaggio sui treni turistici. E questo treno è stato restaurato completamente, si respira un'atmosfera d'epoca molto bella all'interno, molto elegante, è un treno che siamo sicuri che ci verrà richiesto da tante compagnie, da tanti tour operator per poter svolgere le loro attività non soltanto in Abruzzo, quindi garantendo anche un ritorno economico che compenserà abbondantemente la spesa sostenuta per poterlo comprare e attrezzare, ma soprattutto darà la possibilità di arricchire l'offerta turistica in Abruzzo e la scoperta dei nostri meravigliosi luoghi. Presidente, possiamo dire che è una nuova opportunità di far conoscere non solo le bellezze naturalistiche, ma anche l'arte, la cultura e la storia dei borghi e delle città abruzzesi. Senz'altro, abbiamo già avuto qualche esperimento di treni turistici nella scorsa stagione, ad esempio il treno del parco per il Velino Sirente, nella tratta che va poi tra Sulmona e L'Aquila. A Canistro il comune ci chiese un treno speciale, un treno turistico per arrivare in un'importante manifestazione popolare, e dove la gente invece di arrivare con le macchine e non trovare parcheggio è potuta partire con il treno, arrivare a centinaia dentro la piccola stazione di Canistro e godere di una bella esperienza, di una bella giornata. È una modalità di turismo che fa sempre più presa, la Transiberiana d'Italia sta facendo numeri incredibili, numeri altissimi, e c'è una continua richiesta anche su quella tratta. La TUA intelligentemente ha voluto investire su questo segmento e la giunta regionale ha dato indirizzi in tal senso di sviluppare tutti i settori, tutti i segmenti del turismo, e quello dei treni turistici è sicuramente uno dei settori più interessanti e di maggiore crescita.